Un momento importante è quello della Madonna delle Galline, che vive ormai da anni anche l'associazione culturale Ambres Ampres con una splendida iniziativa. Sì, quest'anno siamo arrivati alla 9ª edizione di Istantanee dalla Festa, un format che racchiude un corso fotografico, un concorso, una mostra fotografica, un concerto d'arte. Vuole essere una manifestazione che racconta proprio tramite una fotografia, tramite uno scatto, quello che è la festa della Madonna delle Galline. Qua a Palazzo Pinto, che in questi giorni di festa diventa quasi un polo culturale, e abbiamo in esposizione le foto, le istantanee 2015, scattate da under 14 over, e dove si cerca di raccontare quelle che sono le emozioni vissute durante la festa. Molte sono state fotografate e scattate da fotografi o da appassionati amatori paganesi, ma molte anche da persone che vengono per la prima volta a Pagani, ed è bello scoprire quel dettaglio che loro hanno percepito in quel momento della festa che è fatta di miti e riti. Il concorso fotografico è in atto, tutti possono partecipare, tutti possono scattare delle foto fino a domani mattina, dopo la deposizione delle tamore da parte dei tamborrari, e consegnarcele entro martedì alle ore 12. Tre foto, verrà fatta giovedì la seduta di giuria, quindi tutto Ambres Ampres, l'associazione poi prende un po' il nome di questa nostra tipologia, segue la festa, quindi la domenica prossima, che è l'ottava della festa, dopo la consuetudinale messa delle 8, abbiamo nel salone dell'Annunziatella e la premiazione del concorso di fotografia 2016. Questo concorso, o meglio, l'edizione di quest'anno, quali sono le caratteristiche? Come parte questa edizione? C'è un filo particolare rispetto agli altri anni, una diversità? Quest'anno la caratteristica del concorso che ha avuto una nuova immagine coordinata. Di solito abbiamo sempre utilizzato una gallina che corre, che quasi che perde le scarpette, in questo modo tipo Cenerentola, che in certo qual modo fa attinenza a quella che è lo stile nel culto mariano. Quest'anno invece abbiamo scelto un disegno, perché abbiamo organizzato con i circoli didattici di Pagani un concorso di disegno il cui tema era la festa. Ogni bambino, tramite un opera di disegno, doveva raccontare la propria festa, e quest'anno è stato premiato il disegno di Davide Calabrese, che in un certo qual modo ha raccontato un momento solenne della festa, che è la processione, un disegno composto, felice. E poi, guarda il caso, il bambino ha disegnato a gennaio un baldacchino che poi, guarda caso, è stato rifatto senza nessuna attinenza dall'arciconfraternita per ospitare la Madonna in chiesa.